Non voleva che la sua ex fidanzata frequentasse altre persone, non solo altri uomini, ma neppure amiche o amici. L'idea era quella di farle il vuoto intorno, in modo che il suo unico referente al di fuori della famiglia potesse essere lui, il suo ex fidanzato di 25 anni, che ora è stato arrestato. Per mettere in atto questo piano, il ragazzo, un italiano disoccupato e con precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, era arrivato a minacciare altre persone. Addirittura aveva bruciato l'auto di un ex fidanzato della giovane ragazza, appena sedicenne. A scoprire il piano del giovane, i carabinieri di Bosco Marengo, comandati dal maresciallo capo Marcello Cara, sono arrivati partendo dall'incendio di un'auto a Frugarolo la serata del 3 novembre scorso. Alcuni, già nell'immediatezza dei fatti, avevano parlato di un atto doloso. È stato poi lo stesso proprietario dell'auto a dire di essere stato minacciato. I filmati degli impianti di sorveglianza dei comuni di Frugarolo e Bosco Marengo facevano emergere la presenza di un'auto sospetta e dagli accertamenti si è riusciti a identificare il conducente. I militari di Bosco Marengo capiscono che l'auto bruciata è stato un vero e proprio raid punitivo. Il proprietario, così come tutti gli altri, non dovevano avvicinare la giovane donna. Dal modus operandi emerge la premeditazione. L'autore dell'incendio doloso si aggirava nei pressi con un complice per fare dei sopralluoghi ed individuare l'abitazione dei possibili contendenti le attenzioni della sua ex fidanzata. Ora l'uomo si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Sono state effettuate l'acquisizione di celle di traffico telefonico, l'acquisizione di numerose immagini dei sistemi di videosorveglianza e analizzate hanno permesso di isolare e individuare un'autovettura che faceva capo a un soggetto di Novi Ligure. Questo ragazzo abbiamo appurato che aveva avuto una relazione sentimentale o comunque un rapporto amichevole con la sorella della vittima. Aveva effettuato una vera e propria attività di isolamento sociale di questa ragazza, andando a cercare e contattare tutte queste persone per cercare di evitare una loro frequentazione. Non riuscendo nell'intento, è andato a cercare l'ultimo fidanzato che ha avuto questa ragazza, lo ha affrontato e lo ha minacciato anche velatamente di bruciargli la macchina.